ore 12 del 7 febbraio 2015, siamo presso la sede del PD per una conferenza stampa di presentazione dei candidati alle prime. No, non ci andrà, non ci andrà. Okay? Non ci andrà, non vuoi fare le fotografie. Queste scale stanno alla conferenza stampa di presentazione alle primarie. Non c'è la conferenza stampa. Quindi non c'è la conferenza. Non c'è la conferenza stampa. Se ti puoi andare nella sede di un partito. No, non ci puoi fotografare. Non c'è perché è una istituzione militare questa qua. Quindi qui è come se fosse un'istituzione militare. Sì. Non ti può fotografare, non ti possono fare prese. Sì. Il PD ha qualcosa da nascondere. Non niente da nascondere. E allora perché non ti può entrare? Non c'è la conferenza stampa, qua c'è la conferenza stampa, potete entrare, non c'è nessuno. Quindi che il segretario entrare. Ha annunciato la conferenza stampa che non c'è. Non c'è il segretario, non c'è nessuno. Allora intervisteremo le persone presenti in piazza per avere un parere su queste primarie che dovrebbero svolgersi il 6 marzo. Sì. Chi sono i candidati alle primarie? Allora, Mendit. Carmine Villan. Marco Villan. Marco Villan, c'è Carmine. Marco Villan. E Guido Rossi. E che ne pensi tu come vecchio del PD? Che ne pensi di queste scelte? Secondo me è una scelta non idonea. Non idonea? Il nostro partito. Ma nessuno delle tre? No, per me vanno buoni tutti e tre, ma se va a fare un tipo di regolamento che almeno metteva dei paletti per quanto riguardava tutto l'apparato politico che era versano, perché così non si capisce niente più così. Non c'è stato questo regolamento? Non c'è stato, hanno fatto un regolamento. E beh, quali potranno essere allora i risultati di questo? Non lo so. La cima, il primario due. Non lo so. 5 anni fa, quell'anno fa. Vince Guido Rossi, la sinistra non va a buttare. Oppure si vince Villano, adesso non va a buttare. E vinciamo 200. Quindi voi prevedete che abbiamo il 6 marzo potrebbe essere un flop? No, io prevedo come... Per me è un fallimento lo partito democratico. Per me invece dica a me vincere e basta. Vado a vincere un po' di... Perché potevano essere benissimo evitati i primari se mi hanno passato sopra di tutti. Tra l'ultimo Nicola Graziano, che ha portato la sua disponibilità, ci hanno detto che no, si sono tirati indietro. Nicola Graziano non aveva rifiutato? Nicola voleva entrare, però ha chiesto di fare un passo indietro, cosa che non hanno fatto. Quindi in effetti... Nicola voleva partecipare, non voleva partecipare alla prima. Disse solo il magistrato. Non poteva partecipare alle primarie. Non poteva. Il magistrato non poteva partecipare. Perché non poteva? Possiamo mettere in aspettativa. Perché la normativa nazionale dice che bisogna mettersi in aspettativa da prima delle primarie fino all'elezione. Quindi per non mettersi in aspettativa avrebbe dovuto essere candidato senza primarie. Al di là di questo, pure per la persona che per il rispetto che ha. Perché magari se alle primarie faceva un flop sarebbe stato un danno d'immagine. Professionale ed economico. Pure ed economico. Un danno professionale. Quindi a questo punto il PD ha optato per tre candidati. Tre candidati in base. Noi il PD, la coalizione. La coalizione, è chiaro, già, perché questa è una... Questa è una coalizione. Ma come parliamo di primari coalizione, no? Noi intendiamo coalizione di centro-sinistra. Ma ci stanno altri partiti di centro-sinistra che a queste primarie non parteciperanno. Non avevano candidati per partecipare. Non avevano candidati o non appoggeranno. Oppure non era, ma questo non si sa, bisogna chiederlo a loro. Cioè non sono venuto a discutere per noi. Insomma, come le vedete queste elezioni? Il PD o il centro-sinistra a carattere generale ha la possibilità di vincere? Noi diciamo di sì. Il centro-sinistra sicuramente. Ha da vincere sicuramente. Il centro-sinistra sicuramente. Ha da vincere. Vincere. Non il PD. Il centro-sinistra, capeggiato dal PD. Con la massima forza del PD vincerà le elezioni. Quindi voi pensate che possa essere il futuro sindaco di Aversa Marco Villano? Marco Villano, sì. Io invece avevo tutto il contorno. Cioè? Non, per me non esiste. Il diverso era chi vincerà le primarie. Io penso che si ripeterà la situazione che si è verificata 5 anni fa quando fu candidato Lello Ferrar alle primarie. Vinse stabile le primarie, poi il centro-sinistra non appoggiò stabile. Successe un casino nella sezione perché non si voleva stabile come candidato a sinistra. È successo un casino e si persero le elezioni. Secondo me succederà la stessa cosa. Se vince Guido Rossi a sinistra del partito farà burdello.
e quindi succederà? Succederà che Guido Rossi sarà candidato a sindaco, vincerà le primarie e perderà le elezioni. Ma Guido Rossi non sarebbe, visto che è sponsorizzato anche da quello che si sente dal ex senatore Giuliano, che ha sempre appoggiato Forza Italia, Guido Rossi rappresenta la destra a questo punto. Molte firme che hanno portato sono tutti destra. Cioè, addirittura c'è sta Jenny Cianametti, tuo figlio Cianametti, a firmare Guido Rossi. Quindi praticamente questo PD si è un po' imbastardito. No, non ci capisci niente di più, veramente non ci capisci niente di più. PD ha fatto... Luca Rossi, Luca De Rosa ha firmato per Guido Rossi. Ma il PD già si è imbastardito. Luca De Rosa è un ex PD, ha firmato per Guido Rossi. Il PD già si è imbastardito quando ha fatto l'accordo in là, se siamo centrodestra. Ma questi sono i fatti e poi i pareri di quella che si chiama la base, quelli che poi alla fine dovrebbe votare le primarie per far vincere qualcuno. Esatto, certo. Quindi se la situazione è quella che avete indicato voi. Io indico questo, è il mio pensiero, come base, il mio pensiero, perché non dico che sarà questo. Quindi io penso che sia possa succedere questo, ma non è che non do la certezza, perché la certezza mi sfida. Staremo a vedere. Certo. Al 6 marzo allora. Al 6 marzo. Noi partiamo per vincere. Praticamente i candidati sindaci non sono stati hanno deciso di distanza, si mettono a distanza, si chiudono la linea, chi sta. E noi iscritti. Ma che stiamo a fare? Che non sono stati, diciamo, richiesti agli iscritti, presentati agli iscritti. Ma Marco Villani invece c'è stata un'ufficialità del direttivo di tutto. Quindi in pratica abbiamo dei candidati che arrivano dall'alto. Come insomma succede quasi spesso, molte volte succede che si mettono in distanza e decidono loro che è votato e mi ha votato. E poi si parla di partecipazione. Bravo.